<ride> e io sono Alberto Tozzi, sono un pediatra come avete sentito. Eh, qualche anno fa ero in California eh, a una conferenza. La fortuna è questa di poter frequentare questi contesti molto importanti. E eh, invitato da un amico, l'amico si chiama Anthony Chang, è quello che vedete alla vostra sinistra, ed è un cardiologo molto famoso, una rock star della cardiologia pediatrica americana ma anche mondiale. Anthony è un appassionato di intelligenza artificiale e siccome a un certo punto ha creduto che la medicina da sola non bastasse a fare quello che noi vorremmo, cioè a curare i bambini, ha deciso di prendere una laurea in scienza dei dati. Se n'è andato a Stanford, che è lì vicino a casa sua in California, e ha fatto un corso su eh, scienza dei dati per imparare ad usare l'intelligenza artificiale. Vado a questa conferenza, mentre giro eh, da una parte all'altra, incontro un'altra un persona, che si chiama Tim Chu, ed è quest'altro signore, alla vostra destra, che comincia a chiacchierare e mi parla di un progetto visionario a proposito della costruzione di una rete globale eh, per la pediatria, per migliorare le cure. Per farla breve, ci sediamo, tutti e tre, e cominciamo a chiacchierare. E, una delle cose che ci assilla, lo dico da pediatra, ma lo dico anche da persona che si occupa di salute, è cercare sempre qualcosa di più per curare meglio i nostri pazienti. Allora, noi ci troviamo in una situazione critica. Molte persone non hanno un accesso facile alle cure e tra queste persone ci sono tantissimi bambini che per motivi o geografici, che sono lontani da un centro specialistico o sociali non riescono ad accedere alle risorse di cui hanno bisogno. E c'è un altro problema, che le risorse specialistiche, quelle che chiamiamo competenze professionali di alto livello, non sono distribuite in modo omogeneo, sono concentrate in alcuni ospedali, possibilmente nelle grandi metropoli, in posti molto definiti. Come facciamo a garantire che anche chi si trova lontano in tutti i sensi da queste risorse? possa beneficiare delle cure. E questa è l'idea che viene fuori da questa chiacchierata a tre. Quando Anthony e Tim mi dicono, Alberto, dobbiamo fare un'iniziativa di intelligenza artificiale per superare la disuguaglianza delle cure in pediatria. Come si fa a dire di no a una cosa del genere? Quindi comincia questa avventura e comincia una serie di studi su quali sono le possibilità. E come dobbiamo cercare di portare a casa questo risultato? La strada è lunghissima, però ci sono due o tre cose che eh, cominciamo a studiare perché, sapete, l'intelligenza artificiale, se impara, è bravissima a fare alcune cose, alcune diagnosi, qualche volta anche qualche terapia, e quindi eh, può essere di estrema utilità, soprattutto dove le risorse mediche non sono disponibili. Immaginate di avere un assistente digitale. Eh, quindi noi volevamo con questa idea capovolgere il concetto del digital divide. Noi diciamo sempre che c'è una distanza tra chi sa usare e chi non sa usare le risorse digitali. In questo caso l'idea è portare le risorse digitali che sono molto più accessibili delle cure dove l'accesso alle cure è difficile. Questa era l'idea. E abbiamo cominciato a ragionare perché ci sono alcuni dettagli che non sono secondari. Il primo dettaglio è questo. Per fare un'intelligenza artificiale che è brava bisogna rifornirla di tanti dati e questa capacità, questa bravura, questa accuratezza aumenta con l'aumentare dei dati. Noi oggi usiamo dei, degli strumenti digitali come eh, l'assistente vocale del telefonino, il navigatore, che imparano continuamente da una quantità di dati incredibile. Però questo è molto più difficile quando noi parliamo di salute. E badate, l'uso di questi modelli che appunto in gergo si chiamano di deep learning, che sono, mimano la struttura cerebrale dell'uomo, è molto superiore, questa capacità è molto superiore a quella che possiamo ottenere con altri strumenti ed è per questo che stiamo con gli occhi aperti. Bene, dove li prendiamo questi dati? Perché quello che capita è che i dati di salute, quelli che ci servono per alimentare gli algoritmi di intelligenza artificiale, nella maggior parte dei casi stanno dentro gli ospedali, stanno dentro le cartelle cliniche, dentro i database dove ci sono le immagini diagnostiche dei nostri pazienti e queste basi di dati sono quasi inaccessibili. È molto difficile trovare un modo per combinare tutte queste cose insieme e eh, per farle parlare tra di loro e se noi non riusciamo a fare questa operazione sarà impossibile avere un'intelligenza un artificiale brava. Accurata. Però c'è una buona notizia. In realtà esiste eh, una possibilità tecnologica per superare questa barriera. La barriera, sapete, non è solo una questione di, di infrastrutture, non è solo un problema di incapacità di connettere le spine, i collegamenti tra un ospedale e l'altro. C'è una regolamentazione molto importante che serve per preservare la privacy del paziente e che deve essere soddisfatta. Ma questa regolamentazione è molto rigida, giustamente, e crea un problema difficile da risolvere se noi invece vogliamo una base di conoscenza così larga. La soluzione potrebbe essere una tecnica che si chiama federated learning, cioè addestramento federato. Cosa succede? Se noi riusciamo a fare in modo di costruire degli algoritmi piccoli, eh, che vengono costruiti all'interno di ciascuno di questi punti, di questi ospedali, invece di mettere insieme i dati, possiamo mettere insieme questi algoritmi e fare in modo che l'intelligenza artificiale sia brava. Questo è esattamente il meccanismo che si usa per addestrare l'assistente vocale del telefonino. I dati non lasciano il telefonino, ma questi micro algoritmi vengono messi tutti insieme per fare un'intelligenza artificiale che funziona. Prima buona notizia, ce n'è un'altra che non è trascurabile. Eh, la questione importante a cui dobbiamo badare è che noi non vogliamo solo dati di una zona geografica del mondo, li vogliamo tutti, perché eh, essendo una macchina l'intelligenza artificiale ha bisogno di esempi, ma questi esempi devono rappresentare qualunque circostanza. Non ci possiamo accontentare dei dati che recuperiamo solamente a Roma, neanche in quelli che otteniamo da alcuni paesi europei. Eh, chi sviluppa strumenti di questo tipo sa bene che la mancanza di esempi per determinati pazienti che per motivi di età, di sesso, di razza, di estrazione sociale non sono rappresentati può incorrere in alcune distorsioni che sono importanti. Però questa te tecnologia di cui vi ho parlato prima, il Federated Learning, è una tecnologia accessibile e quindi non comporta le complicazioni che avremmo nel costruire un grande contenitore per i dati di tutto il mondo. Le risorse necessarie per fare questa operazione sono molto piccole, sostenibili e si possono affidare ai singoli ospedali dovunque si trovino, compresi i paesi poveri, che è un'eccellente notizia. Ma ce n'è un'altra ancora. L'altra notizia è che noi facciamo i pediatri, ci occupiamo di giovani, ma sappiamo che le generazioni più giovani hanno una confidenza molto elevata con la tecnologia e questi saranno i medici e gli infermieri del futuro. Quindi non solo abbiamo le premesse tecnologiche per fare un passo avanti, ma avremo la cultura di chi non si spaventerà. Di utilizzare uno strumento nuovo, ma avrà già alcuni elementi per capire e intuire quali sono le possibilità e potrà esercitare una spinta potente perché questo avvenga. Tutto questo non è facilissimo perché voi capite che per mettere insieme eh, una rete globale, così come la, la chiama Team 2, è la prima volta che io ho pensato, questa persona è fuori di testa, onestamente, eh, ci vuole del tempo. Ci vuole la cultura, ci vuole qualcuno che accetti di rischiare, perché queste cose non sono mai state fatte, e quindi bisogna provarle eh, in un campo completamente aperto, salvaguardando la sicurezza dei pazienti e cercando di ottenere uno strumento nuovo. Però il bello di questa cosa è che se riusciamo a farla ci permette di fare una cosa che è completamente l'opposto di quello che noi discutiamo ogni giorno circa i rischi delle tecnologie. Invece di dividere, le tecnologie ci possono avvicinare alle cure e, e se noi la leggiamo in questo modo eh, le cose cambiano decisamente e l'etica ci dice che certo ci sarà l'attenzione per i dati, per la privacy del paziente, ma l'attenzione maggiore la dovremo dare agli strumenti che possono permettere un miglioramento delle cure, che possono aumentare l'accesso alle cure senza barriere di tempo, di spazio e neanche contando le barriere sociali. Eh, il, nostro Anthony, il nostro Anthony Chang racconta sempre una storia che è stata probabilmente una delle storie che lo ha convinto definitivamente ad abbracciare questa causa. Eh, qualche anno fa eh, un bimbo cardiopatico del sud-est asiatico eh, si trova in una situazione difficile e il suo medico locale cerca un consulto da parte di un medico famoso e chiama Anthony e gli dice "Ho bisogno di un consiglio su come trattare questo bambino, vorrei sapere se lo dobbiamo operare, non lo dobbiamo operare, lo possiamo trattare" e cerca di inviargli un'ecocardiografia, che è un esame banale, è un esame che produce un video in sostanza e che diventa un oggetto di una certa dimensione che deve essere però opportunamente trattato per essere trasmesso da un centro all'altro. Questa trasmissione non riesce ad avvenire perché l'infrastruttura di questo ospedale eh, asiatico non è in grado di supportare il trasferimento di queste immagini. Nel frattempo il, il paziente, il bambino si aggrava, va al tavolo operatorio e sfortunatamente non ce la fa. Anthony qualche mese dopo riesce ad avere accesso alle immagini di questo bambino e si rende conto che poteva eh, dare un supporto alla diagnosi di questo bambino e suggerire una strategia diversa da quella che aveva percorso questo paziente e forse avrebbe potuto cambiare il destino di questo, di questo bimbo. Questo è sicuramente un esempio estremo, ma vi fa capire qual è il potenziale eh, che noi possiamo cercare di raggiungere. Attualmente noi di questi almeno 500 nodi, 500 ospedali che vorremmo nel mondo ne abbiamo accesi 5. Ci proviamo, vediamo come va a finire, ma noi lavoriamo perché l'accesso alle cure sia migliorato dalle tecnologie e non invece eh, posto a distanza. Grazie.